Ci troviamo al secondo istituto comprensivo di Cassibile, Falcone Borsellino, e con precisione in uno dei due plessi della scuola dell'infanzia. Ora andremo a scoprire come Sebbi Cosentino ha voluto augurare ai bambini di Cassibile tanti auguri di Buon Natale attraverso la leggerezza dei palloncini e i colori vivaci di questo periodo. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Di queste bellissime strutture di palloncini, Sebbi Cosentino, proprietario della Party Balloons, che ha deciso quest'anno di donare alle scuole di Cassibile appunto questi bellissimi palloncini in segnale di un buon Natale, anche perché diciamocela tutta, anche se è stato un anno martoriato e difficile in tutti i sensi, per i bambini rimane pur sempre Natale. Sì. Preferisco chiamare, non chiamarle composizioni, ma chiamarle sorrisi, perché vedere il sorriso nel volto dei bambini al presentarsi una composizione, anche un semplice palloncino basterebbe per rendere felice un bambino, ma in questa occasione con il Natale non poteva mancare diciamo, un albero di Natale o un Babbo Natale appunto a tema. E niente. Io ringrazio intanto voi che avete diciamo, appoggiato la mia iniziativa. Ringrazio Paolo, presente qui, che mi ha dato una mano. Grazie Paolo, in effetti Paolo si presta sempre per il sociale e non poteva mancare il tuo sostegno anche oggi. La scuola è sempre prima di tutte cose, quindi andiamo ogni volta che mi chiamano per la scuola, sono sempre davanti ed è poi bello in questo periodo che diciamo quello che è. E ci voleva finalmente un sorriso diverso rispetto a tutti gli altri giorni. Paolo, ascoltami, hai fatto la mascherina in tinta con il cappellino per le feste di Natale? Sempre, 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 che mi aspetterete per Natale, se volete posso venire anche a casa, sarò pronto per mascherine e tutte cose, arriverà un Babbo Natale con la mascherina, quindi chiamatemi, potete, io sarò presente. I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing.
cosa ti ha spinto comunque a donare questi palloncini? Allora, in primis, essendo un padre, quindi ho il cuore più tenero rispetto a un altro uomo che non ha figli, diciamo, quindi mi sento un po' più intenerito e avvolto da questa situazione, perché purtroppo quest'anno è stato un anno nero per tutti, ma soprattutto per i nostri bambini, che tra lockdown e, diciamo, e DPCM vari, quindi ne hanno sofferto più di tanti. Noi adulti bene o male ci adattiamo, ma loro sono stati i veri eroi, insieme ai dottori ovviamente e a tutta la sanità, i veri eroi a reagire con veramente positivamente a tutte queste avversità di quest'anno. Quindi la cosa che mi ha spinto è stata, come la prima volta che ci siamo già incontrati, su quando ho regalato le composizioni ai bambini, regalare un sorriso, basta, cioè non, tutto si finisce con un sorriso di un bambino, cioè, e quello ripaga tutto. È un grande applauso da parte mia, ma soprattutto che rappresento la comunità cassibilese, e va al nostro Sebbi Cosentino per questa gradita donazione alla scuola di Cassibile.